Ciao ragazzi, come state? Spero tutto bene. Bentornati in Albania. Stiamo uscendo adesso a farci la nostra prima passeggiata per Tirana, anche se in realtà il buon Jojo Instagram... Dall'altra parte, tu cosa vuoi mangiare? Non lo so, sto solo guardando la mia coda in questo momento. Raga, sto morendo di fame, andiamo a mangiare qualcosa. Se non avete visto il video precedente, quello in cui vi racconto la mia disavventura con la polizia aeroportuale, che poi però si è conclusa direi nel migliore dei modi, visto che non sono stato arrestato. Andiamo a mangiare qualcosa di grigliato. A me basta che si mangia tipico. Puntissimo. Ci siamo fermati in un ristorante. Abbiamo ordinato un po' di polpette, un po' di shish kebab di pollo, un pochino di pane, di formaggio grigliato e poi da bere, raga, una sorpresina che è anche un omaggio a tutti i miei follower albanesi che me l'hanno consigliata dopo il viaggio in Turchia. Questo posto si chiama Zara Tepazar. Buttermilk. Beviamo? No, non riesco ad aprirlo con una mano, sennò ti facevo il cin cin. Voglio vedere la tua faccia mentre lo provi. Ah, tua. Yogurt. Non è yogurt, è sbucba. Te l'avevo mandato quel video dell'antifa che maia. Ragazzi, è buonissimo. So già che ne berrò troppo. Però non prima di andare a dormire. Lo metto nel frigo dell'ostello se funziona. Se hai paura che ti crei... No, ma secondo me invece fa soltanto bene. Cioè, tipo l'Iran. È yogurt, anacquato, salato, buonissimo. Comunque il cameriere gentilissimo è arrivato a scusarsi perché non c'è il formaggio grigliato, quindi ho ordinato i peppers with cream, non so cosa sia, sarà una sorpresa. Ragazzi, avete notato i prezzi? Dopo vedremo il totale, ma sono veramente bassi. Sono stati velocissimi, è già arrivato da mangiare, ci hanno portato i peppers with cream, che sono praticamente questi peperoni con sopra del formaggio. Poi vabbè, due patatine fritte per spiluccare, soprattutto le meatballs con sopra le cipolle. Le meatballs sono particolari perché non hanno la forma delle meatballs. Sono buone? Assaggiamo le meatballs. Sono veramente buone, super saporite, ma soprattutto le hanno grigliate davanti ai nostri occhi. Con questa crema, questo formaggio ci stanno da Dio. Ne prendiamo altre mille, sì. Come penso avrete già capito, questo è uno di quei paesi in cui al ristorante si ordinano mille piatti, si assaggia di tutto, perché è bello di viaggiare anche questo, no? Questo pane sembra a dir poco spettacolare. Mi voglio fare un panino con una polpetta, un po' di cipolle e un po' di formaggio. Amici albanesi, se non si mangia così, scusatemi. Sono arrivati gli spiedini. Scottano. Sono molto semplici, però ci stanno. Spiedini di pollo. Per questa nostra prima cena a Tirana abbiamo speso tipo 8 euro, 9 euro in due. Quindi top. Comunque voglio farvi vedere una cosa fighissima che ho notato soltanto qua. Non ricordo altri posti al mondo dove hanno i semafori come questi. A parte il fatto che quasi tutti i semafori hanno il timer che ti dice quando scatta il rosso, quando scatta il verde, la cosa più bella è che tutto il semaforo diventa rosso o verde o giallo. Cioè ci sono i led lungo tutto il palo e niente, si illumina tutto. Io mi prendo bene con queste cose. Chissà quando arriveranno in Italia i semafori del futuro. E poi in effetti se te lo perdi ti sveglia. Scendi su. Bella Pescara, infatti. Ma poi si sta da Dio e soprattutto stavamo pensando, io e Joker nel mentre stavamo pensando che questi sono proprio i nostri posti e non vedo l'ora di farvi vedere nel dettaglio la nostra bellissima stanza d'ostello. Allora, questo qui è il nostro fantastico hotel ostello, si chiama Orange Hotel. Vabbè, comunque qui mi hanno fatto mettere la macchina, 4 euro al giorno per il parcheggio e... Veramente? Ok. Qui c'è la reception dove abbiamo fatto il check-in e il tipo ci ha detto che non servivano i documenti. Ho fatto per dargli il passaporto e mi ha detto proprio non c'è problema. E di qui c'è la scala che ci porta al piano di sopra, dove probabilmente l'unica camera occupata è proprio la nostra. La maniglia che ho aperto era unta. Ma anche la porta della nostra stanza si apre nello stesso modo o abbiamo una chiave? Villa numero 1. E questa è la magica stanza. Chiudi pure. È una stanza che può ospitare tranquillamente 4 persone nel letto matrimoniale e nei 2 letti a castello. C'è il bagno privato, c'è anche il condizionatore, la finestra. La porta che non si chiude anche. Non si chiude? No. Rimane uno spiffero. C'è tutto quello che ci può servire. Ho trovato degli scianti, però te non te l'ho detto, ma ho trovato degli sciampi nella doccia quando sono entrato. Però erano evidentemente lasciati da qualcuno, cioè non è che questo.
Questa fantastica stanza ci costa 10 euro a testa a notte, ma se state qui in 4 pagate 5 euro a testa a notte. Ed è pure in centro. Per fortuna che Joe ha avanzato un po' di dalle. La colazione non è inclusa, ma non è un problema, perché ci faremo un girettino in centro domani mattina quando mi sveglierò super assetato, perché non ho trovato neanche un mini market aperto dove poter comprare un pochino di acqua. Buonanotte. Buongiorno Joe. Buongiorno. Cosa è successo al mio letto? Si è forse sfondato? Si è sfondato. Andiamo? Iniziamo la mattinata guidando per il centro di Tirana. Zio, prendi la telecamera prima che cade. Ma sta ancora registrarsi. Sì, insomma, siamo appena arrivati a Berat. Un'ora e mezza sereni. Berat si trova praticamente in centro all'Albania, sul fiume Osum, che è questo qua, e quello che vedete dietro di me è il panorama un po' più famoso, che è quello delle case ottomane, sulla collina dove c'è anche il castello. Fa caldissimo! Come si può leggere qui, dal 2008 la città museale di Berat è sito UNESCO. La porta del Pascià, questa qui, dove un tizio si è parcheggiato. Joe è appena entrato in banca per cambiare un po' di soldi. 12.000 lire. Abbiamo cambiato 50 euro a testa. Il cambio è molto simile a quello euro-yen. Praticamente un euro sono 122 lek, che è la moneta albanese. Adesso stiamo seguendo il sentiero che dovrebbe portare fino a su al castello. Ed ecco a voi il vicoletto più stretto di Berat. Un momento, non ci pensavo. E siamo saliti al castello di Berat. L'ingresso costa 300 lek a testa e ci siamo soltanto noi a livello di visitatori. Qualche signora, qualche negoziante. Un cielo bellissimo, un sole caldissimo. Ciao Gio! Sì, mi sa che la vista più bella è proprio da questo lato. Vedete quel cupolone lì? Pensavamo fosse, arrivando da lontano, tipo una moschea, non lo so, in realtà è un hotel tipo Hotel Colombo, Grand Hotel Colombo. No, avevo appena detto che c'eravamo soltanto noi, guardate che folla che sta arrivando. E come potete vedere vendono tutti questi abiti tradizionali di Zara. Mi piace l'idea di essere nel cortile di una signora a bere un tè. Bello, infatti. Una signora ci ha chiamato dalla finestra e ci ha invitato a bere un chai. Penso sia il tè. Chai di solito è tè. Non parliamo la stessa lingua, però sorride sempre lei. Un bel tè bollente è ciò che ci vuole. Passo. Ceri. Ah, sono quelle lì. Orange. Fig. Ma sei un B, sei troppo B. Sai che secondo me è incinta, guarda la pancia. Piccolo! Che dici zio, proseguiamo verso sud? È arrivato il momento di salutare la nostra Shura, che non capisce una parola di quello che diciamo, ma è troppo carina, raga, troppo dolce. E procedere verso sud perché vogliamo arrivare fino alla parte più meridionale dell'Albania, vicino a Saranda. Ciao, ciao, un bacione, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Quindi il nostro road trip prosegue in direzione sud, però senza fare le strade più veloci e anche più trafficate, bensì quelle un po' più disperse in mezzo al nulla. E i panorami sono veramente inaspettati, devo dire inaspettati. Scusi, per andare a Saranda. Per Saranda? Dobbiamo andare a Saranda. Dritto? Grazie. Vecchia ciabatta che non sei altro. Allora, bellissimo, il panorama stupendo, però raccontiamola tutta per bene.
Perché qua Nicolò ha avuto la geniale intuizione di dire: ma no, Maps dice cazzate, prendiamo una strada che tagli. Adesso ci ritroviamo all'avventura fra sassi e asini in mezzo a una strada tutta ciottolata che ci farà, penso, mettere almeno un'ora di più. Però l'importante è che non buchiamo una ruota. Esatto. Fammi dare un'occhiata. Abbiamo la casco. Oh, ma che sa, no, zio, me lo sposti. Era una busta. Ok, andrei avanti volentieri a montare il video, ma mi devo fare almeno una notte di sonno prima di partire domani. Quindi fermiamoci qua. Albania spettacolare. Posto dei panorami stupendi, cibo buono, prezzi bassi, gente super ospitale, c'è altro da dire, pure qua vicino. Vale la pena di farci un viaggio quando si potrà. Comunque, questo prendere strade sterrate è stato l'imprevisto che ha scatenato tutta una serie di eventi che hanno contribuito a rendere veramente avventurosa questa nostra esperienza albanese. Quindi nel prossimo video vedrete cosa abbiamo combinato, dove siamo finiti, come ce la siamo cavata, perché abbiamo rischiato abbastanza grosso. Ma tutto è bene quel che finisce in un video di YouTube. Io vi saluto perché devo andare in Uganda. Vi ringrazio per aver visto questo video, che spero vi sia piaciuto. Vi ricordo che potete rimanere aggiornati su tutti i miei viaggi, i miei spostamenti, seguendomi su Instagram. E noi ci vediamo come sempre alla prossima avventura.